studio tecnico legale Francesco Vitale, professionalità e competenza assicurate. Siamo qui con l'ospite d'eccezione di Ne parliamo da Di Maro di Canale 8, Mario Somma. Mister, qual è l'apporto che Allan può dare a questo Napoli di Sarri? Oggi l'abbiamo visto per la prima volta qui al campo di Carciato. È sicuramente un giocatore che alzerà il tasso tecnico della squadra, perché darà delle altre soluzioni, delle ulteriori alternative. Un giocatore forte sia dal punto di vista difensivo che sullo sviluppo dell'azione, quindi non può che far bene all'organico del Napoli, perché è un giocatore di qualità. Il giocatore sul quale c'erano più aspettative era Valdifiori, che ha un ruolo fondamentale, quello del regista per il gioco di Sarri, però abbiamo visto che il giocatore che meglio si è adattato sia al 4-3-3 che al 4-3-1-2 provati da Sarri in questi giorni di Maro 2015 è Gabbiadini. Gabbiadini è un jolly, un giocatore che può fare tutto, è un giocatore che anche nella sua carriera ha giocato in diversi ruoli, questo gli ha permesso di acquisire quell'esperienza malgrado sia giovane per poter sviluppare tutto al meglio. Qualunque ruolo gli richiederà di fare, Sarri sono convinto che lo farà in maniera ottimale, anche perché stiamo parlando di un giocatore nazionale e di grande qualità, quindi non è difficile per un giocatore come Gabbiadini poter sviluppare qualunque sistema di gioco. Parliamo del mercato in uscita, il nome più caldo è quello di Zuniga, che ha ricevuto e sta valutando un'offerta dal Norwich, l'unica società che al momento può garantirgli l'ingaggio che prende con il Napoli. È giusto secondo lei darlo nel mercato in uscita? Il suo problema è l'incertezza, l'integrità fisica, quindi se questo giocatore dovesse recuperare al top quelle che sono le sue qualità, soprattutto atletiche, stiamo parlando di un giocatore veramente di notevole spessore, un giocatore fortissimo che può giocare in diversi ruoli anche lui, quindi chi lo prende fa un affare, al di là di quello che è il costo poi a livello di gestione. Sono in compagnia di Roberto Ventre, collega del Mattino. Roberto, oggi abbiamo visto Allan per la prima volta qui al campo di Carciato. Che apporto può dare questo calciatore al centrocampo di Sarri? Assolutamente fondamentale, l'uomo che ti consente quella quantità e quella qualità necessaria per il modulo del nuovo allenatore. Io lo definirei un perfetto incursore per il ruolo di mezzala destra. È un giocatore che negli anni scorsi all'Udinese mi ha davvero molto impressionato. Ricordo soprattutto una partita, Udinese-Inter, l'Inter riuscì a vincere a Udine, se non sbaglio 1-0, 2-1, e l'Udinese restò in inferiorità numerica, prima in 10, poi in 9, ebbene Allan in quella partita moltiplicò gli sforzi e ricordo che praticamente da solo riuscì a fronteggiare il centrocampo nerazzurro con grande ritmo, appunto, con grande capacità anche di tenere unite le linee e di riportare il pallone in avanti. Quindi da questo punto di vista ritengo sia davvero l'acquisto giusto. Un calciatore sul quale si riponevano tante aspettative era Valdifiori, che è comunque un ruolo importantissimo per il gioco di Sarri, che è quello del regista, però abbiamo visto che il giocatore che meglio si è adattato al gioco di Sarri è Gabbiadini, sia nel 4-3-3 che nel 4-3-1-2 provato da Sarri. Sì, Valdifiori è un po' il cervello della squadra, come lo è stato ad Empoli, colui veramente, insomma, il regista che deve far girare un po' tutti. Chiaramente parte avvantaggiato, conoscendo già i metodi di Sarri, anche se l'allenatore ha precisato che insomma, intende anche puntare molto su Jorginho. Si tratterebbe di un vero e proprio rilancio dopo le difficoltà dell'italo brasiliano, in particolar modo l'anno scorso con il modulo di Benitez. Gabbiadini sì, è uno di quelli che insomma sta facendo meglio, in attesa dell'arrivo di Higuain, e lui l'attaccante che si candida insomma a segnare i primi gol d'estate del Napoli, sta giocando appunto nel 4-3-1-2 da attaccante largo a destra, in modo che può convergere e calciare con il sinistro, però si sta anche adattando nel ruolo di attaccante esterno nel tridente. Secondo me meglio in uno insomma come punta nel 4-3-1-2 che come esterno del tridente, però insomma di base diciamo che è un giocatore, anche lui insomma un attaccante molto importante, che dopo l'esperienza dei primi 6 mesi a Napoli dell'anno scorso, quest'anno potrà dare il suo contributo.
Un giocatore che vediamo nel mercato in uscita è Zuniga, che ha avuto un'offerta dal Norwich. Secondo le ultime indiscrezioni sta valutando un po' l'offerta, perché per ora questa è l'unica società che può dargli garanzie sull'ingaggio che adesso riceve dal Napoli. È giusto secondo te darlo appunto nel mercato in uscita, considerando che è un giocatore che è messo sotto stress, non può sopportare un lasso di tempo maggiore ad un mese? Ma io non lo so con precisione, insomma, le dinamiche relative alle sue, come dire, problematiche di natura fisica. Sicuramente, diciamo, è uno di quelli che di fronte a un'offerta adeguata può andare via. Chiaro, si tratta comunque di convincere tutte le parti, ci vuole un'offerta adeguata per il Napoli e ci vuole anche un'offerta economica adeguata per il giocatore, che ha comunque un ingaggio molto alto. Però sicuramente, almeno come linea e come strategia, Zuniga è uno tra quelli, come Hiller, che insomma sembra destinato ad andare via. Il nome più caldo invece nel mercato di entrata è quello di Versalico. Oggi le due parti saranno a Milano per discutere. Il Sassuolo sta cercando il prezzo di uscita del calciatore, che oscilla tra i 14 e i 12 milioni, ma una giusta alternativa è anche quella di Widmer dell'Udinese. Tu vedresti meglio nel gioco di Sarri un giocatore come Versalico, che ha una buona lettura in fase difensiva ma anche una spinta offensiva, quindi può proporre buone scorribande sulla fascia, o un giocatore che punta più sulla fisicità come Widmer dell'Udinese? Ma secondo me, insomma, non è che fa molta differenza, sono due buoni giocatori e quelli al momento, ecco, più caldi, nomi più caldi, e vista che è tramontata praticamente del tutto la possibilità, l'ipotesi Sala, e vanno bene entrambi. Poi sarà comunque, ecco, importante, come sto ripetendo in questi giorni, è chiaro che in tutti i reparti se è una maggiore qualità è meglio, però in difesa è importante soprattutto l'applicazione, la concentrazione e il saper muoversi tutti quanti, insomma, insieme, cioè ragionare con la stessa testa. Quindi come dire, bisogna lavorare bene come reparto, stando attenti a tenere la linea, per cui, ecco, in tal senso non vedo sinceramente grande differenza. Sono due giocatori, insomma, che entrambi sicuramente possono essere funzionali se poi si muovono bene insieme agli altri compagni di reparto. Grazie Roberto Ventre.